Ben ritrovati, il brano protagonista di oggi si intitola The Power of Love e molti di voi avranno già capito che stiamo parlando della colonna sonora di Ritorno al Futuro e del singolo firmato da Huey Lewis and the News del 1985. Si tratta di una canzone che, come altre di cui ci stiamo occupando in queste settimane, hanno segnato un'epoca e una generazione. È stato il primo singolo del gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 ed è stato nominato agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar per la miglior canzone, per poi ottenere successo in tutto il mondo, Italia compresa. In particolare questo brano accompagna la scena nella quale Marty McFly, ovvero Michael J. Fox, va a scuola con lo skateboard, oltre ad altre sequenze, in una delle quali appare lo stesso Huey Lewis. Il singolo torna però anche, se solo accennato, nel sequel Ritorno al futuro, parte seconda, e nella parte terza, dove si sente brevemente in una scena finale. Anche nel video di Power of Love si vedono la band di Huey Lewis and the News che suona in un nightclub, ma soprattutto Doc a bordo della DeLorean, apparentemente di ritorno da un viaggio nel tempo. Insomma, il brano deve la sua fama proprio al film e ai suoi protagonisti, nonostante la Huey Lewis and the News fosse una band piuttosto attiva che aveva debuttato come gruppo di supporto per il primo album di Elvis Costello ed era già nota negli anni 80 in America. Originari di San Francisco, suonavano musiche orecchiabili di impronta rock. Il primo album, omonimo, però era passato pressoché inosservato. Molto meglio andò col secondo, Picture This, trascinato dal singolo Do You Believe in Love. Bene andò anche il disco numero 3, Sports, uscito nel 1984 e subito alla posizione numero 6 negli Stati Uniti, dove divenne numero 1 sempre nell'84 e un successo da disco di platino nell'85, grazie anche al numero di tour effettuati e ai divertenti video che ebbero notevoli passaggi su MTV. Dopo aver rifiutato di realizzare il motivo principale della colonna sonora del film Ghostbusters, ecco invece quella per Ritorno al futuro, che ebbe appunto un enorme successo e divenne presto numero uno. Una curiosità: sull'onda del successo, sempre nell'85, Huey Lewis partecipa a scopo benefico al pezzo e anche al video We Are The World, insieme al super gruppo di cantanti di musica pop USA for Africa, i cui proventi sono stati destinati alla popolazione dell'Etiopia. Sono poi seguiti altri album di minor fama, anche se la band è attiva tuttora.